Ciao bestia. Ciao, tata. Buongiorno. Grazie, buona giornata. Arrivederci, buongiorno. Oggi l'Assemblea Nazionale dei Delegati CGIL, a cui sono stato invitato a partecipare, ci saranno 3.000 delegati da tutta Italia. Quest'anno all'Arco della Pace, all'aperto, anche per mantenere il distanziamento e rispettare le misure anti-Covid, però almeno la facciamo, l'anno scorso non è stata fatta. Non ho assolutamente idea di cosa aspettarmi la prima volta a cui che partecipo e anche sono delegato da poco, con un'esperienza completamente nuova. Prima di iniziare mi incontrerò con Luca e Sofia dell'Università di Milano. Sono dei ricercatori che vogliono approfondire la questione della salute e della sicurezza sul posto del lavoro per quanto riguarda i rider. Infatti io sono un rider. Allora, gradoni. Vestito giallo. Ciao. Ciao Luca. Piacere. Davide. Piacere Sofia. Ciao Sofia. Perché ci sono alcune domande un po' critiche, tipo puoi decidere liberamente i tuoi orari di lavoro senza che ci siano conseguenze. Secondo te è una cosa da tenere in considerazione, nel senso il rider è libero effettivamente di dire guarda io questo giorno sono attivo, quell'altro giorno posso essere attivo senza che ci siano delle ricadute poi? Ci sono aziende per cui ci sono conseguenze, altre per cui formalmente non ci sarebbero conseguenze. Il problema è che tu non lo sai, cioè tu vai online quando vuoi, da dove vuoi, quindi sulla carta tu puoi lavorare quando vuoi, puoi anche rifiutare gli ordini che ti vengono proposti. Ora, se questo crea una conseguenza sulla successiva assegnazione degli ordini, la legge dice che non si può, e stiamo parlando della legge Rider, che è la legge 128 del 2019. Non potendo verificare il funzionamento dell'algoritmo, chi mi può dire che l'azienda non penalizzi chi rifiuta? Come preoccupazione, il dover mostrarsi sempre disponibile è azzeccata. Ho appena finito un'intervista con due ricercatori che si occupano di salute e sicurezza dei rider, e non solo, che sono... Io Luca. Io Sofia. Siamo entrambi dell'Università degli Studi di Milano e lavoriamo alla clinica del lavoro e ci occupiamo appunto di salute e sicurezza. E uno dei focus che andremo poi a sviluppare nei prossimi mesi è proprio quello della salute e sicurezza dei riders, facendo parlare direttamente. Al passo. Il mio primo pass CGIL. Nell'ultimo trentennio siamo stati vittime delle politiche di deregolamentazione del lavoro, con conseguenze instabilità economica ed emotiva, insicurezza e mancanza di fede nel futuro. Ricordiamoci che la salute è per tutti. Metteteci nella condizione di poter fare il nostro lavoro. Noi lo faremo con impegno e passione. Grazie. Finisce la narrazione dei manager rampanti e dinamici che creano ricchezza, perché qua gli unici che possono creare e difendere 500 posti di lavoro per tutto il territorio come patrimonio collettivo sono le operaie e gli operai di questa fabbrica. E siamo noi che salutiamo e ringraziamo con un forte applauso e applauso di questa classe lavoratori e le lavoratrici della GKN. E sono qui, immaginate un po', con Alessandro Braga, giornalista di Radio Popolare, che è la mia radio del cuore, fin da bambino.
Ciao a tutte e a tutti. Ci dai un parere sulla giornata? Come ti è sembrato? Beh, intanto è bello vedere compagni e compagni dal vivo, perché eravamo disabituati a questa cosa. Parlo del porto di Genova. Il porto di Genova è una realtà complessa, composta da diversi terminal differenti tra loro, ma con un minimo comune denominatore, che è il contratto nazionale dei porti. Ed è proprio da qui che voglio partire, ribadendo che da un contratto di qualità si innesca un circolo virtuoso tra la dignità lavorativa salariale del lavoratore stesso e si ripercuote positivamente anche sul prodotto, sul servizio erogato. Hola. Le partite IVA oggi non avranno luce, eppure con un certo ardimento, come dire, e sono iscritte al sindacato, io sono una di queste, perché crediamo non alle corporazioni ma al sindacato, il sindacato dei lavoratori. Queste sono le lavoratrici e lavoratori che nei posti di lavoro lottano ogni giorno per portare i diritti in azienda. Un'altra testimonianza dalle moto, Irene Brizzi, delegata a Filcams dell'azienda Marcas Multiservizi di Bolzano, che è impegnata nel settore delle pulizie degli ospedali. Ciao Claudia. Come stai? Bene, bene, bene. E allora sono qui con Claudia Di Stefano, segretaria NIDIL Milano. È colpa sua se sono qui con lei. No, non è vero, è merito suo, anzi, una persona che mi ha sempre dimostrato tantissima stima e supporto. Essere capaci di comunicare meglio quello che facciamo e quello che siamo. E lo dico perché davvero noi siamo una risorsa per la democrazia di questo paese. Ognuno di voi non fa queste cose per soldi, lo fa perché ci crede. Lo fa perché considera importante un impegno non solo per sé, ma anche cambiare questa situazione. E in una società dove qualcuno pensa che tutto si può comprare e vendere, quando c'è qualcuno che come noi dice che non siamo in vendita, vuol dire cambiare la situazione, vuol dire aprire anche una cultura diversa che rimette al centro i valori importanti. Vogliamo davvero andarcene così senza farci una canzoncina tutti insieme? Una cosa del tipo: una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao.